Allora, questi sono i denti in PMMA, quelli che consideriamo i provvisori premium, che sono ad alta resistenza, sono un monoblocco. Come vi dicevo, sono un monoblocco molto più resistente perché non hanno elementi che sono incollati sulla resina che tendono a staccarsi o che necessitano quindi di creare spazio nella resina per essere montati. Chiudi, sorriso. Metti il dito. No, scherzo. E quindi mandiamo in pensione quelli in resina e montiamo invece questi nuovi polimeri in PMMA. Stiamo presentandovi praticamente il nuovo materiale, il PMMA, che utilizziamo per fare i provvisori dopo la fase chirurgica. I provvisori sono dei denti che servono provvisoriamente a far guarire le gengive dopo la chirurgia, a evitare che il cibo batta sulla gengiva dopo che si è fatta la chirurgia, perché sennò c'è il rischio che si aprono le ferite. Per questo consigliamo sempre quando si possono mettere, dei denti provvisori avvitati e non mobili che vanno a traumatizzare le gengive. Soprattutto servono i denti provvisori a mantenere quella che è l'altezza della bocca, altrimenti se questa si va a perdere durante la fase di guarigione, che possono essere 4 o anche 6, 9 mesi, c'è il rischio che poi quando si mettono i denti definitivi questi si spaccano perché la bocca sviluppa troppe forze. Questi sono per esempio i denti provvisori tradizionali che vi assicuro uno su 4 si rompono. E se un paziente che fa innesti di osso deve stare 4-6 mesi con questi in bocca, è alta la probabilità che si rompano e quindi deve tornare in Moldavia. Quello che stiamo facendo oggi, la tendenza è usare il PMMA, che è un nuovo polimetilmetacrilato che è molto più resistente, fino a 6 volte più resistente di questo, che evita appunto l'inconveniente di avere rotture, molto più simile ai denti naturali e soprattutto viene sagomato dal computer su un arco virtuale che viene tirato sopra l'inserzione degli impianti. La cialda viene messa all'interno del fresatore e la fresa va piano piano a fare uscire fuori quella che è la dentatura finita. Anche i denti di Diana sono finti, fai vedere. Ecco che la stampa è terminata. Questo dischetto che abbiamo visto viene fresato dalla stampante 3D. Qua si vedono appunto le viti di passaggio degli impianti che sono nettamente più resistenti come materiale rispetto ai provvisori classici che si fanno con la resina. Perché? Perché i denti sono un monoblocco con la struttura di unione ai perni, agli impianti. Quelli che abbiamo visto che tendono a rompersi, tendono dei provvisori fatti di diverse parti. Quando ci sono diverse parti, queste tendono a spaccarsi, specialmente nelle zone di passaggio dove ci sono gli impianti, oppure si possono distaccare i denti perché questi sono attaccati sulla resina. Se dovessi scegliere tra questi provvisori o questi, sicuramente dopo la guarigione, stare 4-6 mesi o anche un anno fuori in Italia, quindi lontano dal policlinico, questi sono la soluzione migliore perché ci evitano di avere poi problemi, che non nascondo, spesso abbiamo di pazienti che rompono i provvisori avvitati, perché quando il paziente mette i denti provvisori avvitati, una cosa che dico sempre è non andate mai a sollecitare. È vero che sono dei denti fissi che prima non si avevano, però è anche vero che questi sono il compromesso tra il non avere nulla o avere una dentiera mobile. Il materiale non è ceramica, non ha un'anima interna in metallo ed è d'obbligo non masticare cibi duri, ma neanche cibi morbidi. Sono dei denti questi che vanno tenuti per estetica, per parlare con le persone e per non avere una dentiera mobile. Però queste protesi avvitate, provvisorie, le vedremo pian piano scomparire. Noi daremo comunque la possibilità, per chi non può spendere, di mettere questi provvisori, però sappiate con la differenza tra gli uni e gli altri.